Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini, andato in scena per la prima volta a Tempio Pausania, è stato un successo di critica e pubblico. Oltre 400 persone venerdì scorso hanno affollato la sala del Teatro del Carmine. Questa produzione è una celebrazione per Giovanni Manurita, tenore e bel cantista, che spesso, ecco, nella sua carriera ha interpretato il ruolo di Conte d'Almaviva all'interno del Barbiere di Siviglia. All'interno di questa, ovviamente, storia passata, proseguiamo il cammino della città di Tempio, sempre all'insegna della cultura e della musica. Un'opera coprodotta da due enti, dall'Accademia Bernardo De Muro di Tempio e dall'ente Concerti Maria Elisa De Carolis di Sassari, con il patrocinio del Comune di Tempio e dell'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna. Questo è un esperimento nuovo per quanto riguarda la produzione lirica del Nord Sardegna. È la prima volta, infatti, che l'ente Concerti Teatro di Tradizione di Sassari trova un partner decentrato, in particolare a Tempio, l'Accademia Bernardo De Muro e il Comune di Tempio. Per il sindaco di Tempio Gianni Adis e l'assessore regionale Andrea Biancareddu, l'opera consente la valorizzazione culturale della città. Il progetto della valorizzazione culturale della nostra città passa attraverso le collaborazioni che abbiamo attivato con l'Accademia Bernardo De Muro, con l'ente Maria Elisa De Carolis e con la Rossini Opera Festival di Pesaro. C'è un ritorno storico, un ritorno d'immagine, un ritorno economico. Questa è la strada che bisogna seguire perché la Sardegna sia alla ribalta 12 mesi l'anno e la regione ci crede e ha dato il suo contributo.